Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlare con voi di risparmio, come risparmiare lo stipendio e cosa iniziare a fare da oggi per cominciare a risparmiare migliaia di euro l'anno. Resta con me. Se non mi conosci, mi chiamo Daniele, in questo canale parlo di e-commerce, dropshipping e finanza personale. Oggi andremo a parlare dello stipendio, come risparmiare, come mettere soldi di lato, come accumulare migliaia e migliaia di euro in banca senza troppi sforzi. Andiamo a parlare del mindset, la mentalità da avere per iniziare a risparmiare, visto che è un argomento che vedo che è di comune difficoltà a molte persone. Però prima di procedere ti voglio semplicemente chiedere di iscriverti al mio canale se ti piacciono i miei contenuti e magari mettere like al video. Mi aiuterai a farmi conoscere sempre più da YouTube e tutti voi. Detto questo, ragazzi, procediamo subito. Vorrei fare delle piccole riflessioni prima di addentrarci nei consigli pratici. Inoltre resta fino alla fine questo video perché condividerò con te un modo per guadagnare immediatamente 40 euro da mettere nei tuoi risparmi personali, assolutamente facile e alla portata di tutti. Ma iniziamo un attimo parlando di risparmio delle persone. Perché perché noi tutti abbiamo così tante difficoltà a risparmiare? Il problema è una questione di mentalità. Quando andiamo a scuola, vediamo che ci insegnano disegno tecnico, ci insegnano religione, ci insegnano un po' tutte le materie 360 gradi, però io non ho mai visto una scuola dove insegnano a gestire i soldi. Com'è possibile, visto che i soldi sono alla base della società, alla base della nostra esistenza? Quindi, dove impariamo a gestire i soldi? Ovviamente, non avendo nessun punto di riferimento esterno, impariamo a gestire i nostri soldi quando siamo bambini dai nostri genitori. Quindi, se abbiamo genitori parsimoniosi, genitori che risparmiano, genitori che sanno gestire i flussi di denaro, ovviamente cresceremo anche noi risparmiatori, cresceremo anche noi investitori. Ma se invece abbiamo genitori che non hanno una buona abitudine di gestione del denaro, sperperano il denaro in investimenti sbagliati o sperperano il denaro in flussi che non sanno gestire, è ovvio che cresceremo anche noi con quelle mancanze, con quelle incapacità gestionale. Ecco perché, diciamo, le persone che hanno genitori che non sanno gestire il denaro, anche loro poi avranno problemi forti di denaro, ed ecco perché persone che hanno genitori che bene o male gestiscono il denaro, oppure genitori che sono imprenditori, anche loro avranno quasi sicuramente ottime capacità in futuro di gestire il denaro. Quindi è una questione di mentalità alla base. Per poter risparmiare, quindi poter andare ad agire su questo, dobbiamo innanzitutto modificare le nostre credenze, le nostre convinzioni sul denaro. Ma detto questo, fatta questa piccola riflessione, andiamo a parlare un attimo di cosa si fa di sbagliato con il denaro quando non si riesce a risparmiare. Fatta la premessa di prima, se noi andiamo ad analizzare le persone che si lamentano di non avere soldi, le persone sono perennemente senza soldi. Attenzione, non sto parlando di quelli che magari hanno situazioni particolari, situazioni mediche o non hanno lavoro, che comunque è un problema già quello di per sé. Ma persone che guadagnano, hanno uno stipendio e non hanno mai un euro di lato. In inglese si chiama living payslip by payslip, cioè vivere uno stipendio alla volta. Cosa gravissima, perché queste persone basta un ritardo nello stipendio o basta qualsiasi imprevisto, magari la macchina si rompe o una bolletta più alta ed entrano totalmente in crisi. Se noi andiamo ad analizzare queste persone, vediamo dei partner comuni, la maggior parte sono persone fumatrici, la maggior parte sono persone che si bevono il caffè tutti i giorni a bar, si prendono la colazione tutti i giorni a bar, hanno diversi abbonamenti Netflix, Spotify, eccetera. Cioè, veramente, se voi andate a parlare con queste persone, prendete 5, 6 dei vostri amici o conoscenti che hanno sempre problemi di soldi, vedrete tutti questi partner comportamentali. Ma perché? Se tu poi vai a chiedergli perché, scusa, hai problemi di soldi,
e fai colazione al bar tutti i giorni, mangi al bar tutti i giorni, mangi al ristorante al bar tutti i giorni, se non lo puoi permettere. Quello che ti rispondono la maggior parte delle volte queste persone sono: e vabbè, mi devo passare qualche piacere della vita, se no cosa mi resta? Ecco, qua andiamo nella mentalità di cui parlavo prima. Sicuramente questo comportamento è stato ereditato da altre figure quando loro erano bambini. Ora, lasciando stare un attimo l'analisi psicologica e l'analisi comportamentale di queste persone, andiamo un attimo nella pratica su come possiamo risparmiare. Allora, innanzitutto ovviamente dobbiamo cambiare mentalità, perché se noi fumiamo le sigarette, se noi beviamo il caffè, andiamo a conteggiare tutte queste piccole cose, diventano grandi cose ogni mese. Dobbiamo essere consapevoli: una persona che fuma un pacco di sigarette al giorno sta bruciando più o meno 180-200 euro a mese solo in sigaretta, senza ovviamente il danno maggiore che è la salute. Una persona che fa colazione e mangia al bar tutte le mattine sta bruciando più o meno 100 euro a mese. Ok? Questo dobbiamo esserne consapevoli. Se tu hai uno stipendio di 1300 euro e ne spendi 100 per fare colazione a bar, ne stai bruciando il 10%. Ok? Se tu hai uno stipendio di 1300 e fai colazione a bar e fumi, stai bruciando il 26-28% del tuo stipendio. Il 26-28% del tuo stipendio solo per fare colazione e fumare. È ovvio che non ci arrivi a fine mese, è ovvio. Quindi, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, ovviamente, dobbiamo togliere le cattive abitudini, ragazzi. Seconda cosa, dobbiamo metterci in testa che i piccoli piaceri della vita non sono prendersi il caffè a bar, fare colazione a bar, non sono farsi 2, 3, 5 abbonamenti diversi. Non sono questi i piccoli piaceri della vita, ragazzi. Sono queste scuse per non agire. Ok, se guadagni 1000 euro al mese e ti fai 50 euro di contratto Sky, non è un tuo piacere, ne puoi fare a meno. C'è lo streaming, ci sono tante risorse gratuite, ok? Non te lo puoi permettere, non puoi bruciare il 5% del tuo stipendio per guardarti Skype, ragazzi, non è assolutamente contemplato. Dobbiamo prima capire questo. Se voglio fare colazione a bar, posso farla una volta a settimana, non c'è bisogno di farla 7 su 7 mentre vado al lavoro o per qualsiasi altro motivo. Già scendo da una spesa di 100 euro al mese a 15 euro al mese se la faccio una volta a settimana. C'è molta differenza, ragazzi, sono 750 euro l'anno di risparmio. E questo, voi dovete ragionare a lungo termine. Detto questo, andiamo a vedere un attimo i consigli pratici su come risparmiare. Allora, ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è tagliare le spese, questo l'abbiamo detto. Una volta che vi entra lo stipendio, 1200 euro, cosa dobbiamo fare? Ovviamente sono cifre casuali. Prima cosa, dobbiamo risparmiare il 10%, dobbiamo fare finta che non lo prendiamo. Non mi interessa se hai affitto, se hai mutuo, se hai rate, dici le spese non le puoi tagliare più così. Tu il 10% che ti entra lo devi togliere, devi fare finta che non esiste. A tal proposito vi consiglio, stavo dimenticando, la lettura di questo libro, che è L'uomo più ricco di Babilonia, che è molto leggera come lettura, è una storiella, molti di voi sicuramente lo conosceranno, che vi spiega una storia molto pratica su come iniziare a cambiare mentalità per il risparmio e vi dà suggerimenti pratici per iniziare. Non è l'argomento del video, il libro, però vi consiglio di leggerlo. Detto questo, cosa possiamo fare quindi per togliere il 10%? Prima cosa, se hai solo un conto in banca, ti consiglio di aprirne un altro. Perché allora, psicologicamente, il nostro cervello, se vede dei soldi disponibili in un modo accessibile facilmente, sarà portato a spenderli. Quindi cosa devi fare? Quando ti entra lo stipendio, tu il 10% dovresti girare un altro conto in banca direttamente, senza doverlo vedere. Apri un conto online, ci sono tantissimi gratuiti, quindi non spendere, quindi questo risparmio, non spendere per aprire un conto in banca. Un conto in banca gratuito che ti consiglio è Buddybank del circuito Unicredit. Tra l'altro, se ti registri con il link che ti lascio in descrizione, ti accreditano entro 7-10 giorni 40 euro gratuitamente, senza fare assolutamente niente. 40 euro ti accreditano anche a me. Quindi, se ti vuoi avere un conto in banca, Buddybank è un'ottima soluzione. Spesa zero, nessun costo fisso, e 40 euro te li trovi la prossima settimana già accreditati. Non c'è bisogno di
fai nessun versamento, non c'è bisogno di fare nessun movimento, lo apri e ti accreditano i 40 euro gratuiti. Quindi una volta che hai aperto un secondo conto in banca, quando ti entra lo stipendio, tu devi mettere un bonifico automatico mensile nel giorno che hai lo stipendio verso il nuovo conto in banca del 10% del tuo stipendio. Quindi se guadagni 1000, 100 li dovrai mettere in quel conto in banca. Il bancomat di quella di quel conto in banca lo devi mettere in un posto davvero poco accessibile. Sicuramente non te lo devi mai portare con te, mettilo in un posto dove devi fare fatica per prenderlo. Per esempio, puoi prendere un barattolo, questo è un trucco, lo riempi di acqua, gli metti i bancomat dentro e lo metti nel congelatore, in modo che si creerà un blocco di ghiaccio attorno al bancomat e tu per prenderlo ovviamente non potrai prenderlo immediatamente, ma dovrai far passare almeno un giorno. Questo ovviamente si tratta di trucchi mentali estremi, che non sono per me punti estremi, ma se hai un comportamento di acquisto compulsivo, queste cose ti aiutano, perché prima di prendere quei soldi dobbiamo fare un sacco di sforzo, dobbiamo fare un sacco di azioni, quindi il nostro cervello ha il tempo di elaborare quell'acquisto che dobbiamo fare e sicuramente capire che non è necessario. Voi ragazzi conoscete qualcuno che sia morto di fame? Io no, ragazzi, io non conosco nessuno che sia morto di fame. Gente che ha problemi economici ce n'è, ma io non ho mai sentito a telegiornale è morto di fame tizio. Ragazzi, non si muore di fame, cioè in un modo o nell'altro, perché che quando siamo messi alle strette, che abbiamo meno soldi, il nostro cervello si aziona, azionandosi troverà sempre una nuova strada, una nuova via, una nuova risoluzione al problema economico. Quindi se voi fate finta che quei soldi non li state risparmiando, ma ve li tagliano, ok, domani viene il datore di lavoro e gli dice tu non guadagni più 1000, ne guadagni 850, non muori di fame, ne sono sicuro. Il tuo cervello troverà una soluzione, creerà una nuova entrata o taglierà delle spese superflue. Perché? Perché ne siete costretti. Quindi non morite di fame, voi dovete mettervi nella condizione che voi siete costretti a risparmiare. Questo è il primo passo. Una volta che avete cominciato a risparmiare, il secondo passo ovviamente è cominciare a risparmiare ancora di più. Man mano che tagliate le spese dovete trovare aree della vostra vita dove potete risparmiare di più. Ed è sempre possibile risparmiare, credetemi, in qualsiasi caso. Io non ho mai conosciuto una persona che non abbia la possibilità di risparmiare. Ora, una volta che avete iniziato a risparmiare, ovviamente dovete andare a creare un conto abbastanza pieno per le emergenze. Io consiglio sempre di avere almeno un anno di stipendio, non di stipendio, di stile di vita messo di lato. Quindi se tu per vivere hai bisogno di 800 euro al mese, cifra a caso, dovrai avere almeno circa 9.600 euro in banca. Questo perché se perdi il lavoro, se c'è un'emergenza, sarai sempre coperto. E per fare questo ovviamente dobbiamo sì risparmiare, dobbiamo anche velocizzare il processo. Devi cominciare a crearti delle entrate o nuovi metodi di guadagno, nuove strategie se sei completamente a terra. Ci sono tanti modi per iniziare a accumulare piccoli soldi. Puoi iniziare a farti un business, puoi iniziare a investire i tuoi soldi in azioni con dividendi, investire i tuoi soldi in rendimenti più o meno sicuri. Ovviamente devi essere pronto anche a eventuali perdite. Puoi creare dei bonus, per esempio ci sono le banche, come ho detto prima, ce ne sono tantissime che ti danno dei bonus benvenuti. Puoi anche accumulare circa 400-500 euro l'anno aprendo e chiudendo i conti per prendere i bonus. Ci sono tantissime persone che lo fanno, io l'ho fatto per un paio di anni, in poche aperture riuscivo ad accumulare 400-500 euro. E ovviamente tutto questo va a rimpinguare il tuo conto. Dopo che hai fatto tutto questo, hai un distretto di risparmio, quello che devi fare è accrescere le tue competenze. Prendi i soldi e investili nelle tue competenze. Paga un consulente, paga un corso, vai all'università, fai quello che vuoi, accresci le tue competenze, perché se non hai competenze non troverai nuovi flussi di denaro, non troverai nuovi metodi di guadagno. Un'altra cosa che puoi fare, anzi che devi fare, è tracciare tutte le tue spese. Quindi ogni euro che esce dalla tua tasca lo devi tracciare. Ti puoi scaricare un'applicazione, ce ne sono diverse, gestione budget, le trovi sull'Apple Store o sul Play Store di Android.
cerca budget, cerca risparmio, queste parole chiave troverai decine di applicazioni gratuite dove potrai gestire tutte le tue entrate e le tue uscite. Perché se tu non sai dove finiscono i tuoi soldi, non sai come risparmiare. Se tu non sai che ti escono 500 euro al mese, perché ovviamente spendendo 5 qua, 10 là, 2 qua e non li tracci, non sai dove finiscono i tuoi soldi. Tu devi sapere dove finiscono i tuoi soldi per il divertimento, dove finiscono i tuoi soldi per le spese fisse, dove finiscono i tuoi soldi per il cibo, per tutto quello che hai e che spendi, devi sapere dove finiscono. Una volta che tu hai un quadro dettagliato di dove finiscono i tuoi soldi, potrai cominciare a tagliare. Ovviamente ragazzi potremmo stare qua a parlarne per ore, il video è diventato già abbastanza lungo, spero però che vi sia stato di ispirazione e che possiate iniziare a risparmiare grazie a questi piccoli suggerimenti e mindset che vi ho cercato di comunicarvi. Vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere like al video per aiutarmi a crescere. Grazie di avermi seguito fino a qua, ciao, alla prossima.